È ormai un appuntamento tradizionale anche per noi di Rai Sport, Matti per il calcio, il torneo calcistico organizzato tra i centri di igiene mentale di tutto il paese, squadre naturalmente composte da volontari. Sentiamo Luca Cardinalini. 10 edizioni, 16 squadre, partite con tempi da 15 minuti, un torneo che coinvolge 300 persone. Via tutti i numeri, restano appunto le persone. I volontari della WISP, tra i quali anche gli arbitri, e le squadre, composte da operatori, accompagnatori e pazienti dei centri di salute mentale di tutta Italia. Matti per il calcio è veramente sport per tutti. Siamo un po' indietro perché legittimo l'esaltazione dell'olimpismo e delle grandi medaglie che un paese, un talento conquista. Siamo ancora indietro dal punto di vista della cultura sportiva diffusa e dal punto di vista dell'inclusione di tutti i cittadini nella pratica sportiva. La disabilità mentale non è uno stigma incompatibile con lo sport, con il pallone in particolare. Questo invece diventa terapia e socialità. Il fatto di avere questo tipo di impegno, il fatto di dover rispettare degli orari, di rispettare la squadra, di essere come in qualche modo costretto a rientrare lentamente nelle dinamiche della vita quotidiana, della vita sociale, sia fortemente riabilitativo. Mi è servito tantissimo, oltre penso comunque le medicine che ci danno, comunque il rapporto che c'è e il lavoro che si fa in questi tornei e nel campionato che stiamo facendo anche a Genova è molto importante per la riabilitazione nostra. Sul campo di Montecatini, comune che ha ospitato questa 10ª edizione, al posto di schizofrenici, insufficienti mentali, paranoici, ci sono terzini, portieri, mediani ed attaccanti.